dal CD Promessa Carlotta con la sua canzone Frena. Alle ore 12:32 minuti primi abbiamo una bella sorpresa per tutti voi radioascoltatori. Chi sarà? Chi è il re del rock and roll che è sbarcato da poco qui a Toronto e domani si esibirà? Ma ovviamente Bobby Solo, ce lo abbiamo in linea telefonica. Buongiorno Bobby. Buongiornissimo Maurizio e tutti gli ascoltatori. Buongiornissimo. Tutto grandissimo. Bene. Tutto bene, quando poi grazie. Ora ti sentiamo. Io non sono il re del rock and roll, lo era più il mio grande amico per il Django Little Tony. Io sono la esatto. parte melodica di Elvis e io ho sempre cantato molto le ballate, le slow, le ballate, e Tony era fortissimo nel rock and roll. Come Tony è in paradiso con Elvis a fare rock, sì. io sulla terra farò anche molti rock and roll domani sera, anche a nome di Tony. E guarda, non vediamo l'ora, veramente. Una prima domanda. Allora, siccome il rock and roll fin da piccolo ovviamente lo ha appassionato tantissimo, diventando un vero e proprio fan, come ricordava anche lei, di Elvis Presley, che ricordo, sì. che cosa, da dove è entrata questa vera passione in età giovanile? È una buona domanda. Io non ero, quando avevo 14 anni, interessato nella musica. Ma mi innamorai di una ragazza, figlia di un giornalista del Daily American, che era a Roma. Lei si chiamava Betty McGurn, aveva 14 anni, un amore molto alla buona. Però lei parlava sempre di Elvis Presley. Allora io ho una sorella in America, che ha molti più anni di me, del primo marito di mamma, e mi ha mandato lei dall'America due extended play, quindi 45 a 4 canzoni. Uno era Jailhouse Rock e l'altro era Love Me Tender. E io ho sentito questo fenomeno e ho cercato di seguire le orme di Elvis, non per fare successo, ma per fare breccia nel cuore di Betty. Però dopo ho cominciato a prenderci gusto, allora continuavo a cantare fino a che poi sono approdato a Milano come un novellino alla Casa Ricordi. Ho fatto dei provini, dei demo, piano piano dopo 2-3 anni sono riuscito a fare un contratto con la casa discografica, ma l'inizio è stato l'amore per Betsy, questa bella ragazzina con la ponytail, che lei era del Wyoming, e ero innamorato di lei, allora volevo fare piacere a lei cantando come tipo Elvis, capito? Sì, sì, ho capito benissimo, infatti ci riesci veramente alla grande, ci sei riuscito anche grazie, in questi ma io anni, anche veramente. Le mie canzoni, io canterò le mie canzoni, La lacrima sul viso, Se piangi feriti, Finger, La gelosia, sono tutte le mie canzoni. Chiaramente, essendo un grande fan per sempre di Elvis, canterò anche parecchi rock and roll, anche qualche slow, come un pezzo che Elvis ha lanciato che si chiamava You Are Always On My Mind, e varie cose, tante canzoni. Senta, ti volevo fare una domanda specifica. Allora, il tuo vero nome, lo sveliamo, è Roberto Satti, no? Quando hai cambiato il nome in Bobby Solo, il nome artistico, è vero che suo padre non era tanto d'accordo su questa decisione? È vero, purtroppo è vero. Papà era un uomo, era un colonnello dell'aeronautica italiana, un pilota dell'Italia. Era nato nel 1906, quindi un uomo antico. Amava solo Mario Del Monaco, Corelli, Giuseppe Di Stefano, Caruso. Lui diceva che la musica pop non era vera musica, gli piaceva solo l'opera. E allora lui ha chiamato la cartografica, ha detto: io non voglio che usiate il nome mio, cambiate il nome di mio figlio, trovate un nome, un nickname, fate quello che volete. Allora, 2 mesi prima che andasse in stampa La lacrima sul viso, che dopo c'era Sanremo nel 64, la segretaria ha domandato: ma signor Micocci, si chiamava Vincenzo Micocci, il direttore della cartografica, ma come lo chiamiamo questo giovane ragazzo? E lui disse: beh, si chiama Roberto, americanizziamolo, chiamiamolo Bobby. E lei dice: Bobby è cosa? E lui ha detto: solo Bobby, cioè solamente Bobby, Bobby e basta. E lei ha scritto Bobby Solo. E così è uscito questo nome che a me piace molto. A me piace. Ci credo, piace anche a noi. Senti, facciamo un salto indietro,
Parliamo dei festival di Sanremo, perché la prima apparizione nel 64 in coppia con Frankie Lane con la famosa Lacrima sul viso non portò al successo. Sì. È strano, perché è una canzone bellissima, però non vinse proprio in quell'occasione. Poi si è rifatto successivamente, perché ha vinto due festival di Sanremo nel 65 con Se piangi e scrivi. Devo dire che non ha vinto, ma ha venduto 11 milioni di copie nel mondo. 1,8 milioni in Italia, 3 milioni in Giappone, 1,5 milioni di copie in Francia. Ricordo le cifre, addirittura in Israele 350.000, che è un paese piccolo, ha venduto 1,5 milioni in Brasile. Cioè, devo dire che con i mezzi tecnologici della Rai del 64 avevano della tecnologia molto vecchio stile, quindi o eri un cantante come un tenore con quelle voci potenti, oppure veniva male. Quindi, essendo io un crooner, ho sempre stato soft singer, non ho mai urlato, diciamo che il fatto che ho cantato con playback è stato molto di aiuto per me. Tant'è vero che il giorno dopo sono arrivati alla casa discografica per un disco, per un giorno, 300.000 ordini di comprare La Lacrima. E allora io ho preso coraggio. Il giorno dopo ho detto al dottor Micocci: ma adesso che mi ha detto queste notizie, io quasi quasi canto live. E invece il dottor Micocci mi ha detto: no, canta in playback, è molto meglio, perché the sound is better. E allora ho cantato tutte le tre sere e il disco ha raggiunto 1,8 milioni in Italia, che credo sia stata una vendita record per l'epoca, per il mercato italiano. Sì, infatti, in tutte le versioni in tutto il mondo. Dimostrazione che non sempre la canzone vincitrice dei festival di Sanremo negli anni è stata quella poi che ha avuto maggior successo, perché ci sono canzoni che non si piazzano nemmeno nel podio fra le prime tre e sono hit ancora suonate in tutte le radio italiane, non solo. E quindi è verissimo. Infatti mi ricordo Tullio De Piscopo, Un andamento lento, sì. Arrivò l'ultimo e vendette più di tutti nell'estate, vendette 1,2 milioni copie ed era arrivato ultimo. Allora, torniamo a questo favoloso 50° Cin Picnic, che la vedrà impegnato domani sul palco fra College Street e Markham. Oh, abbiamo problemi. Oh, ok, va bene, cercheremo di riproporre, appunto, di richiamare il nostro Bobby Solo. Intanto, Andy, che facciamo? Mandiamo una sua canzone, dai, Una lacrima sul viso, ascoltiamola, Bobby Solo. E rieccoci qua, perché abbiamo ristabilito il collegamento con Bobby Solo. Allora, sono gli scherzi del destino, a volte casca la linea al cellulare, No problem. Allora, abbiamo un minuto e mezzo ancora con il grande Bobby Solo. Allora, io vorrei sapere cosa pensi. Stavo parlando del 50° anniversario del Cin Picnic, insomma, una bella data, 50 anni, grazie a Lenny, a Teresa Lombardi, a Grace, insomma, che cosa è per te venire a cantare al Cin Picnic? Ringrazio tantissimo Lenny, è stato veramente dolcissimo nel chiamarmi. Io ero molto amico del papà Johnny, che mi voleva molto bene. Sono venuto almeno 10-12 volte a Toronto, la prima volta nel 64, mi ricordo la radio agli inizi, poi quando è salita, che varie radio station cinese, indiano, mi ricordo tutto il periodo. È molto bello poter essere ritornato a respirare l'aria, perché Toronto mi piace come pubblico. Ogni volta, la prima volta credo di aver cantato anche in un posto che era un cinema, che si chiamava St. Clair, in una strada che si chiamava St. Clair. Parlo del 64, mi ricordo, la neve 30 centimetri. Sono molto felice, ringrazio Lenny e mando un bacio in paradiso a John, che mi voleva bene e mi diceva sempre: mangia molta cicoria, drink a lot of water. Save your money. Bellissimi ricordi, davvero. Bellissimi ricordi. Ci vediamo domani alle 7 sul palco su College Street e Markham con il grande Bobby Solo. Ci saranno tantissimi italiani, una bella festa. Ciao, grazie mille. Andiamo, forza l'Italia, siamo forti. Esatto. Grazie. Bellissimo. Grazie Bobby, un abbraccio. Auguri a voi. Auguri. Ciao a tutti.